Allora, ci siamo. Sappiate che col video di oggi potrei davvero fare qualcosa di brutto al mio PC, potrei distruggere il processore, no, distruggere il processore no, ma comunque potrei forse rompere il mio dissipatore a liquido, ma per fortuna c'ho quello di riserva che ho già preso. Vi faccio un attimo vedere che cosa sta succedendo qui. Ciao belli, bentornati sul punto di G. Vedete da qui sono il vostro G, adesso vi faccio vedere cosa sta succedendo. Ho in pratica, voi adesso riuscite a vederlo, aperti un pochettino di software per l'analisi delle temperature. Perché voglio vedere se questo dissipatore a liquido, il mio Celsius S36 di Fractal Design, ha qualche problema di montatura sul processore. Può darsi forse che il mio 3950X sia troppo caldo per questo processore, per questo dissipatore, scusatemi, ma può anche darsi che il dissipatore sia stato costruito in malo modo e abbia bisogno di un processo di lappatura. Che cos'era la lappatura? È una cosa che vi farò andare a vedere più avanti nel video per vedere se cambierà qualcosina con le temperature. Ma andiamo a vedere adesso. C'era un termometro qui, là più o meno. La temperatura mi sembra 20 gradi in questa stanza. Andiamo a vedere un pochettino quanto riesce a scaldare questo processore prima della lappatura con Cinebench R23. Un software molto molto pesante per i processori anche a 16 core, perché il mio 3950X è 16 core 32 thread. Vediamo un attimo che temperature riesce a raggiungere. Allora, il test è appena cominciato. Infatti, guardate, mancano ancora oltre 9 minuti, mancano 9 minuti e 31 secondi. Le temperature sono ovviamente già cominciate a salire, e cioè siamo circa sui 75 gradi, come 77 a dire il vero, come ci dice Ryzen Master, e anche come ci dice Hardware Info 64. Siamo sui 77 gradi e mezzo, diciamo 78 più o meno. E questa qui, diciamo, sarà la nostra temperatura di partenza. Può darsi che con la lappatura il tutto potrebbe andare a migliorare di qualche grado. È un procedimento che vale la pena operare sui vostri processori? Beh, questo lo andremo a scoprire più avanti nel video. Ragazzi, in tutto ciò vi ho detto che questo è uno speciale per i 5.000 iscritti. Cioè, grazie, davvero, non mi aspettavo di arrivare a 5.000 iscritti. Ma a questo punto, visto che siamo arrivati a 5.000, perché non arriviamo a 10.000? Perché questo speciale? Perché appunto è una cosa, è un esperimento, letteralmente un esperimento, che potrebbe andare a danneggiare il processore. Spero che non sia un esperimento epico finito male, spero che finisca bene. Vi voglio ricordare che questo metodo di overclock non è manuale, bensì è fatto con Precision Boost Overdrive, l'algoritmo di AMD che fa praticamente un calcolo di temperatura, boost clock. Che cosa significa? Più fresco è il processore, quindi migliore il vostro dissipatore, maggiore e più stabile dovrebbe essere la frequenza più alta. Vediamo un attimo come va, perché per adesso, dato che sta eseguendo un compito multi-thread intensive, ci manteniamo circa sui 4 GHz e 1 su tutti e 16 core. Vedete poi che il massimo della frequenza è 4.825 GHz, questo solamente su alcuni core, che non è affatto male per un 3950X, ragazzi, con i voltaggi che ovviamente ballonzolano un pochettino. Ma questo non vuole essere un video che va a vedere il miglior compromesso voltaggi clock su un processore, semplicemente andare a vedere quanto il sistema di montaggio e la perfezione, soprattutto del sistema di montaggio, possa andare a influire su un processore che tendenzialmente dovrebbe scaldare un po' tanto, perché raga, 16 core e 32 thread ha buttati a 4 GHz e oltre 4 di media, dai, non è male come media, beh, dovrebbero scaldare un bel po'. Ok, mancano 2 minuti e 40 circa alla fine del test e possiamo vedere che la temperatura del processore è più o meno stabile sui 78 gradi di media, perché ci dice CPU die average, proprio qui ci dice 78 gradi e 1.
significa che il processore, fra diciamo tutta quanta la sua superficie, ha raggiunto una media di temperatura di circa 78 gradi. Adesso si sta muovendo, sta salendo, ma è normale, ragazzi. Tutto questo è dovuto al fatto che i voltaggi, come ho detto, dato che questo è un overclock fatto con Precision Boost Overdrive, i voltaggi fanno un po' come vogliono loro, nel senso, se la temperatura lo permette, aumentano, altrimenti si tengono bassi. Il clock si è mantenuto circa sui 4.1 GHz su tutti quanti i core, quindi non è affatto male se andiamo a contare un consumo energetico di circa 120 watt per un processore a 16 core. C'è da dire che il processo produttivo a 7 nanometri è davvero una cosa molto molto figa, ecco perché io tendo a favorire AMD quando si tratta di fare le configurazioni, perché con pochi wattaggi riesce a dare comunque una grande percentuale di prestazioni in confronto ad Intel. Ma sappiamo che quest'anno probabilmente ci saranno anche i processori a 5 nanometri, quindi ne vedremo davvero delle belle. Signori, che dire, mancano circa 40 secondi, se riesci a metterlo a fuoco, sì, sono comunque 43 secondi che mancano. Beh, la temperatura è di media 78 gradi e mezzo, nulla di troppo brutto, anzi sono temperature alla quale alle quali il processore può tranquillamente operare. Ma for the sake of science, oggi andremo a vedere se questa lappatura potrà darci una mano a migliorarle ancora di più. Per voi curiosoni, invece, il punteggio finale è di 23.861. Cosa strana, perché in una run precedente ho fatto 23.984, il che mette il mio 16 core proprio sotto un Xeon da 24 core e sotto il Threadripper da 32 core. Sì, se metti a fuoco gentilmente, non risultato davvero niente male per un processore di fascia consumer da parte di AMD. Ma adesso andiamo a procedere con la lappatura. Ed ecco qua perché secondo me serve una lappatura. Non so se riuscite, sì, sicuramente riuscite a vederlo, ma al centro del processore la pasta termica si è totalmente spostata. Significa che il water block, o meglio, un attimo che opla, ho messo a fuoco col naso, fantastico. Questa parte, la parte centrale della piattina di rame, in pratica, che poggia sul processore, dovrebbe essere leggermente ovalizzata. Non riesce a intrappolare bene la pasta termica lì sotto e quindi il contatto tra questa parte e il processore non è perfetto. Wow, fantastico. Benissimo, come potete notare, anche dal carrello qui sotto dove ci sono le cipolle e i mandarini, siamo nella cucina di casa mia dove fare questo esperimento. Per fare questo, per lappare il vostro dissipatore, avremo bisogno di un pezzo di qualcosa che sia perfettamente dritto, cioè piano, chiedo scusa, e cioè questo qui. Questo qui è un pezzo di vetro temprato, è la paratia laterale del mio PCIe Lehman Dynamic. Avremo bisogno ovviamente del nostro dissipatore, eccolo qua, lo faccio vedere. Ma voi direte, ma è mai possibile che noi compriamo i dissipatori, ci vendono dissipatori che sono storti? Non è proprio così. A volte può capitare che anche out of the box il dissipatore non sia, c'ho la pasta termica sotto le unghie, che schifo, il dissipatore non sia perfettamente dritto, ma per la maggior parte dei casi è solo che la forza del montaggio delle viti mischiata alla temperatura molto intensa del processore può andare a cambiare la forma della piattina di rame. Dopodiché avremo bisogno di della carta vetrata. La grana io ne ho prese di diverse, ho preso questa qui che è grana 220, però la sento troppo ruvida, 360 che non è male. Ho deciso però di andarci leggero, di mettere una 500. La 500 perché non vorrei rischiare di andare a rovinare qualcosina. Il procedimento da eseguire è sostanzialmente molto molto semplice. Bisogna andare a strofinare questa parte, quindi il water block, sulla carta vetrata in questo modo. Vedete? Non so se si vede. Già si comincia a togliere un po' di metallo. Mi raccomando, noi non dobbiamo andare a levigarlo a specchio, non è questo il nostro obiettivo. Dobbiamo andare a togliere solo qualche millimetro di metallo dalla parte centrale. Come potete vedere, credo che riusciate a vederlo,
la parte centrale è quella che è stata graffiata di più. O meglio, questa parte qui, perché è quella lì che poggia sul processore. Perché? Perché quella lì storta fondamentalmente. Io ho semplicemente appoggiato il waterblock su il vetro, che è perfettamente piano. Per aiutarci in questo procedimento utilizziamo un po' d'acqua. Allora, io credo che l'acqua serva innanzitutto a eliminare il calore relativo all'attrito di questa lavorazione, ma anche probabilmente ha un effetto di addolcimento del metallo, non lo so precisamente, scrivetemelo voi nei commenti se lo sapete. Andiamo, procediamo a una lappatura un pochettino più approfondita allora. Quindi facciamo così. Ci sono una marea di graffi sul waterblock, il che va bene. Potrei fare un ASMR. Lapping ASMR. Beh, il tutto mi sembra decisamente più ruvido, innanzitutto perché è pieno di graffi. Ma ad occhio, ovviamente, sono delle micro... No, aspettate. Io non so se riesco a farvelo vedere. Allora, no, mi sa che non riesco a farvelo vedere. Mannaggia. Sì, è piccolissima, ma si vede che una parte è leggerissimamente rialzata, cioè la parte centrale. No, raga, purtroppo farvelo vedere è impossibile in camera, ma fidatevi, c'è, fidatevi. Proviamo un altro po'. Ok, mi sembra il tutto abbastanza liscio e uniforme. Adesso asciughiamo e diamo un'occhiata a questa piattina di rame. Allora, sinceramente parlando, ragazzi, io non so se questo sia un buon risultato, perché è la prima volta che provo a fare una lappatura su un dissipatore a liquido. Forse dovrei andare un po' più a fondo? Ma sì, dai, lo facciamo per il contenuto digitale. Contenuto digitale. Un altro po', forza. Allora, in camera dovrebbe vedersi adesso. Vorrei farvi notare che è la parte centrale ad essere più graffiata rispetto alla parte periferica. Significa che è proprio la parte centrale che era ovalizzata. Non so che dire, secondo me va bene. Io proverei un attimo a rimetterlo sul processore e vedere se è cambiato qualcosa in termini di temperatura. Ok, dissipatore rimontato, messo nella stessa posizione in cui era prima. L'alimentatore è attivo, l'alimentatore non è semplice, e accendiamo. Wow, non è esploso niente. Oltretutto, si è anche sentita un po' d'acqua muoversi di liquido, perché il dissipatore prima ovviamente è stato messo in posizione non idonea affinché il liquido vada nella pompa. Se questo accade, dovete fare così, raga. Lo prendete, lo scuotete un po', così che l'acqua possa ritornare nel waterblock. Ma adesso andiamo a vedere un pochettino di test e vediamo se la lappatura è andata a buon fine. Allora, il tutto è impostato come prima. Auto overclock con precision boost overdrive. I valori sono gli stessi. Le temperature adesso in idle, ho aperto i programmi, più o meno di media siamo a 37 gradi, 38 di idle. Vediamo un po' come va il tutto. Start. Il test è cominciato da poco, da un minuto, ma guardate un po'. Il risultato è già migliore del precedente. Si vede qua, di poco, ma è migliore. Sono passati circa 4 minuti dall'inizio del test e le temperature sono più basse. L'average è circa 76-75, poi ballonzola un po'. Prima era 78. Non c'è che dire, credo che qualcosina abbia funzionato, decisamente. Anche qui in pratica Ryzen Master mi rileva 76-77 gradi, dipende un pochettino da come va il tutto. Not bad. La cosa interessante sulla quale vorrei porre la vostra attenzione è che però i voltaggi sono scesi.
Prima era 1.411, 1.440 fisso. Adesso siamo al di sotto dell'1.4. Non l'ho mai, forse è salito prima leggerissimamente, non lo so. Ma che cosa significa? Significa che per raggiungere un tot di prestazioni, dato che c'è un migliore scambio termico tra CPU e dissipatore, evidentemente non servono così tanti voltaggi. Ed è una cosa buona, anche perché vorrei farvi notare che l'average è al di sotto del 78 gradi. Siamo 77, 76. Quindi con un lavoro estremamente grezzo e non rifinito abbiamo guadagnato comunque circa 2 gradi. Con un lavoro sicuramente migliore, tipo con un macchinario di precisione, avremmo guadagnato sicuramente qualcosina in più. Meno di 20 secondi alla fine del test, mancano 15 secondi. Raga, l'average è sceso. Quindi questa cosa funziona. Ma funziona seriamente, c'era praticamente del cattivo contatto tra il dissipatore e il processore. Adesso vorrei vedere un attimo il risultato. Non so perché adesso me lo sta dando più basso da Cinebench, ma vi posso dire che le temperature, raga, sono più basse. L'avete visto prima, c'erano circa 78 gradi di average sul processore, ma adesso ce ne sono 77 e 1 e 2, 76 e qualcosa. Non è affatto male. Vi ripeto, tutto questo con un lavoro fatto da me in 10 minuti. Ed è una gran figata questo. Beh, aspettiamo che finisca l'ultima run e vediamo anche il punteggio. Cosa molto strana, l'ultima run è finita con un punteggio più basso di 35 punti. Non lo so perché, ma vi posso dire, e l'avete visto anche voi prima, che la temperatura era più bassa, quindi la lappatura funziona. Funziona seriamente. Ovviamente è una cosa che ho fatto io in 10 minuti. Con un macchinario di precisione sicuramente funzionerà meglio. Grazie mille per i 5.000 iscritti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. E ci vediamo alla prossima con qualche altro esperimento pazzo. Ciao ciao belli. Sempre qui sul punto di G, ovviamente. Sempre qui col vostro G.